Una domanda, c'è un avvocato, sono molto contenta. Allora, prima di tutto volevo, insomma, è questo, dunque l'accesso alla cannabis non potrebbe arginare anche il consumo di droghe pesanti? Perché io so, tanti anni prima, quando ancora, perché non dirlo, che Giorgio Welby era tossicodipendente, però so che una fumata non ti fa usare l'eroina perché non vanno d'accordo. Oppure poi un'altra cosa, quindi meno droghe pesanti. Poi c'è anche questo che si potrebbe notare molto bene anche con quelle droghe che adesso, droghe nuove, a poco prezzo, che vengono specialmente poi dall'Ucraina, dalla Russia, e che sono veramente molto pesanti e sono veramente quelli che rovinano il cervello, come dici tra per noi. Ma io vedo con la cannabis, io conosco tanti fumatori di cannabis, però non ho visto nessuno che è fuori di testa. E poi un'altra cosa, volevo chiederti se queste strane regole di richiamare le persone dopo anni e riesaminarle, che ne so, se questo c'è scritto in una linea guida o fa parte della legge stessa? Rispondo per ultima a quest'ultima domanda, fa parte della legge, ovviamente non c'è un tempo, cioè c'è scritto che una volta fermato la tua pratica va dal pretore che dovrà fare un colloquio. Ora il tempo non è specificato nella legge, quindi possono passare, dovrebbero passare poche settimane, invece passano, come il processo dovrebbe durare 15 giorni, invece dura 9 anni. Riguardo la prima domanda che hai fatto, io non sono un medico, posso soltanto fare una questione statistica. Io correlazioni fra le droghe pesanti e le droghe leggere non ce le vedo. Anzi, il fatto della proibizione rende più facile diciamo, la commistione, perché magari i ragazzini, adesso non ci sono più ragazzini sprovveduti, come si poteva dire quando ero ragazzino. Io dicevo il ragazzino davanti alla scuola, io non ho mai visto nessuno davanti alle mie scuole, e vi giuro che sono andato in una scuola abbastanza, un luogo abbastanza peso, cioè non è che stavo in cima a una torre con i fiorellini. Io spacciatore ce la siamo sempre andati a cercare. Cioè, chi voleva andava, sapeva dove trovarla in un nanosecondo. Questo è anche per dire, bisogna liberalizzare. Le droghe sono libere, sono di fatto libere. Io ci metto 20 minuti adesso a trovare qualcosa. Quindi è una questione di arginare il fenomeno e di controllarlo. Questo anche riguardo alla seconda cosa che hai detto sulle droghe chimiche, le droghe nuove. Le droghe nuove sono tante, adesso abbiamo detto questo GHB, Io la GHL. chiamo Credo, sì, GHL, diciamo, questo io l'ho trovato, l'ho scritto in tutti e due gli acronimi. Comunque, diciamo, questa droga qui è un solvente, quindi cioè, ci si trova e magari esiste da anni. E la gente ha cominciato a capire che come la colla tanti anni fa, quindi ne nascono nuove, c'è la chetamina che so che è un anabolizzante per cavalli e viene usata come sostanza, come un anestetico per cavalli. Sì, in effetti è difficile che, vedendo gli effetti della chetamina, che sia, di solito si rimane bloccati così per un'ora. Quindi le persone sotto chetamina stanno così per ore. E quindi se lo Stato potesse controllare, non si avrebbero questi fenomeni di persone che dice in gergo ci rimangono sotto. Io ricordo, ci sono persone, soprattutto molti anni fa, che prendevano gli acidi, l'LSD, in maniera non controllata, rimanevano sotto e quindi rimangono un danno cerebrale, di cui sono pieni gli eccimi. Quindi se ci fosse un controllo, la quantità giusta di sostanza, diciamo più pesante o anche chimica, certamente non si incontrerebbero a problemi di morti assurde come quelle che sentiamo, come quelle che hai accennato sulle droghe, le droghe nuove, diciamo, quelle chimiche che vengono dalla tratta balcanica. Questa è una cosa che credo. Grazie a te. Grazie Vincenzo. Io già capito che ho dato, che un mio socio iscritto mi ha detto tu sei la segretaria del professionista e ti devi toccare questa droga nuova. Io devo dire un po' con riluttanza, perché non amo molto le cose sintetiche, il mio fisico proprio ci si ribella, però per dare dimostrazione che la segretaria, cioè il
fregano di fare questa prova, mi sono fatta mettere queste gocce sotto la lingua. Guarda, per lo stupro veramente una cosa ridicola, perché è vero che vai in uno stato molto simile al sonno, diciamo in qualche modo, e al sogno più che al sonno, però che non ti accorgi che ti stanno stuperando veramente, cioè non hanno di davvero, però per quello che ho visto io magari sogni psichi, le sostanze hanno effetti diversi, anche c'è da dire rispetto a quello che dici te, che te non è che c'hai, c'è ketamina, c'è scritto ketamina, no, un momento, te non sai quello che prendi, questa è la cosa proprio grave, pericolosa e mortale rispetto a queste cose, che te, se no sapresti ketamina è 0,3, ketamina è 0,5, non prenderesti quella che ti butta in terra per 2 giorni, ma prenderesti quella che ti fa l'effettino che ti piace, poi ci saranno sempre le scene che si sperano. Non prendi la polvere di cemento, non prendi la polvere di cemento, non prendi la polvere di cemento. Non prendi, i tagli, esatto, i tagli, ma anche sai esattamente che cosa c'è dentro, perché quella è una certa importanza. E io saluto anche l'arrivo di Luisa Simeone e di Alessandro Capiccioli, perché Luisa Simeone faceva parte del gruppo operativo e quindi sono particolarmente contenta di aver menzionato Benelli, perché almeno tutti e due i firmatari della mozione, che ho già detto che vi ringrazio, perché comunque avete permesso all'associazione di non essere chiusa ma di restare in piedi, per cui comunque oggi possiamo rifondarla, e quindi questo l'ho già detto nell'intervento precedente. Maria Giovanna Demetag, che ringrazio di esserci, che è segretaria dell'associazione radicale? Sì. Antispecista? Sì. Antispecisti? Antispecista? Antispecista, siamo stati riconosciuti 2 giorni fa. Riconosciuti da 2 giorni da radicali italiani? Sì. Bellissimo, sono molto contenta di averlo, spesso con lei. Penso di averglielo detto comunque, che io vedo molto legato al discorso antiprevisionista, specialmente quello sulla coltivazione di canapa e di coca nelle preparazioni andine, lo vedo legato comunque al discorso ambientale, perché anche lì comunque queste piante vengono non solo allevate in maniera intensiva, ma anche con prodotti e con additivi e con una serie di conseguenze anche per un ambiente veramente pesante, quindi io vedo una certa comunque correlazione, alla fine di piante si parla, insomma, quindi con l'ambiente ha molto a che vedere, perché tutte le droghe poi alla fine inizialmente nascono una pianta, poi adesso ormai le molecole sono veramente una quantità infinita e quindi, ma volevi intervenire? No. Sì, no, ma poi ci sono anche, devo contare i tempi, i tempi. E Luisa, ma adesso volevi intervenire? Alessandro? Dobbiamo usare questo microfono? No, ci metto a sedere Mina che deve guardare un SMS al telefono. Ma qui parlavo con mio figlio, venendo qua, sono andato a prendere loro, e detto andiamo dagli altri pubblicionisti. Da nutrizionisti, perché dice no, sulla droga. E lui mi ha detto, ma senti, nutrizionista sulla droga. Poi la comprano tutti i bambini. Allora, secondo me il punto importante da scardinare è che questa roba è diventata parte del DNA di questo, perché è ovvio che quando uno cresce con la dottrina, poi rispetta la dottrina viene su. E io trovo, rispetto a tutte queste cose tecniche, che sono importantissime, che la cosa più odiosa sia il fatto che sostanzialmente il proibizionismo identificare i tossicodipendenti criminali, ha preso uno che ha un problema e gli fa venire un altro problema, tant'è che nella percezione collettiva non c'è più distinzione tra tossicodipendente e delinquente. Ma questa è una cosa, se uno ci riflette con calma, mostruosa, cioè significa pigliare uno che a seconda poi del tipo di droga di cui parliamo, parliamo della carne, mica droga, non è droga, però chi ha una dipendenza all'eroina, chi ha una dipendenza da sostanze forti che fanno male alla salute, che possono far male alla salute, c'ha un problema. Adesso il fatto che abbia un problema non è una buona ragione per aggiungere un altro problema a questo problema, e il proibizionismo proprio come metodo questo ha fatto, cioè ha fatto questo. Tant'è che nella percezione collettiva, se uno non parla con persone che un minimo hanno approfondito questa vicenda, questa roba non se ne accorge più nessuno, cioè che fai? Vuoi legalizzare la droga? Quindi te sei favorevole al fatto che la gente faccia gli scippi per comprare la droga? E no, cazzo, io voglio fare proprio per il contrario, proprio per spezzarlo questo. E io di questa cosa ne ho parlato l'altro giorno alla
l'assemblea fondativa del Movimento Arancione della Logistics. Allora, la cosa che è divertente è che quando uno parla di queste cose c'è sempre grandi applausi a tutti, nel senso che uno dice bisogna legalizzare la droga, bravo, finalmente, ma finalmente significa, come dire, che aspettavi qualcuno che dicesse questo, quindi al limite potevi dirlo pure tu prima di aspettare che venisse Capriccioli, che non è esattamente Einstein a dire questa roba. Dopodiché mi sono state fatte in privato delle osservazioni, no? Che penso bisogna sciogliere, cioè come si fa a legare? Oggi la coltivazione dell'eroina è legale nei paesi dove viene coltivata, la comunità internazionale come la giudica? Se in Italia voglio legalizzare eroina, dove la compro per legalizzarla? Dove la compro da uno che non me la può vendere perché abbiamo dichiarato che quelle coltivazioni sono illegali? Quindi è evidente che se noi non ci vogliamo limitare, e io non mi voglio limitare a depenalizzare fatto che un ragazzo che abbia tre spinelli in tasca, non penso che... È evidente che questo è un problema grande, grosso, che non è che non riusciamo a fare da soli come associazione antiproibizionista, non riusciamo a farlo da solo come paese, nel senso se domani improvvisamente tutta la combriccola radicale va al governo del paese, ugualmente la legalizzazione dell'eroina non si riesce a fare se non c'è un accordo internazionale e un cambio di prospettiva internazionale serio. E la mia sensazione è che io sono notoriamente, e sto cercando di guarire da questo vizio un po' critico nei confronti degli Stati Uniti d'America, mi rendo conto a volte in modo ideologico, e sto cercando di migliorare, però quando per primi gli americani hanno un atteggiamento verso questa, perché io penso che loro più facilmente approverebbero la pena di morte piuttosto che legalizzare l'eroina e andare dai colombiani a dirgli vabbè, facciamo una cosa, adesso che c'hai le coltivazioni, tienitele, non le riconvertire, tienitele, ce la vendi e noi la mettiamo nel circuito, la controlliamo. E Andrea mi diceva, i ragazzini vanno in giro, però possono comprare la droga ovunque. Sì, però oggi i ragazzini la droga la possono comprare ovunque, non c'è su questa droga scritto un cartellino che ti dice che cos'è. Chi compra la droga compra una polvere, una pasticca, una bustina, una roba che qualcun altro ti ha detto che è quella cosa lì, poco come se uno comprasse un farmaco, dice mi serve il toradol per farmi passare il mal di testa, poi mi dà una pasticca dove sopra non c'è scritto il nome, non c'è scritto niente, ti devi fidare che sia quello, perché potrebbe essere anche un'altra roba. E poi sappiamo che così di fatto, no? Sappiamo quando guardiamo Romanzo Criminale, che è un'altra fissa da quale devo guarire, siamo quelli degli americani, che come funziona questo mercato, no? Funziona che a un certo punto nella famosa scena c'è il libanese che dice ok, adesso facciamo strippare tutti per un mese, togliamo tutta l'eroina dal mercato e poi la rivendiamo dopo un mese al triplo prezzo perché la gente ha la bava alla bocca e sta morendo. Cioè, questo è quello che noi consentiamo con il proibizionismo. Consentiamo che le persone vengano rese delinquenti, consentiamo che venga veramente fatto profitto sulla loro vita e sulla loro morte. E francamente la cosa che mi sconcerta e la cosa che mi preoccupa molto è che ci sono alcune istanze dei radicali che in qualche modo uno può fare anche insieme a altri. Cioè, sulla laicità c'è qualcuno che ci viene dietro, che la pensa come noi, che è disponibile a fare delle cose, forse ha pure parte, nel senso che non... E sull'eutanasia, eccetera. Io sull'antiproibizionismo veramente non vedo nessuno, tant'è che qualificherei l'antiproibizionismo come l'elemento peculiare radicale. Cioè, secondo me, tu sei radicale, che è una definizione sulla quale abbiamo spaccato il cervello per anni, perché ci piace fare questi giochi da umanisti, dicendo quant'è che sei radicale, visto che siamo un universo all'altro. Soprattutto quando sei antiproibizionista. Cioè, il radicale è strutturalmente, intimamente antiproibizionista, poi è chiaro che la declinazione sulle droghe è quella più immediata. Ma noi siamo antiproibizionisti, non vedo altri antiproibizionisti in giro, non ce ne stanno. Io ripeto, quando ho fatto questo intervento c'era De Magistris davanti a me in prima fila che faceva sì con la destra, perché presumo che in linea di massima che uno che ha fatto il giudice certe cose le sappia, nel senso lo sai che te ti sei trovato 50 volte, 5.000 volte a giudicare i disgraziati che erano diventati delinquenti senza colpa. Ma mi sembra che questo sia veramente il tabù più tabù di tutti. Quindi mi pongo il problema di come non fare in modo che questa roba, non perché la facciamo noi, ma proprio per com'è la situazione, sia in qualche modo ereditaria. Credo che la cosa più importante da domani mattina sia quella di cercare un dialogo concreto e fattivo con altri, cioè di pigliare uno a uno gli altri e dire mettiti seduto, me lo firmi questo documento in cui dico che voglio
e cercare di creare un fronte trasversale, perché altrimenti sta roba non si fa, altrimenti diventa, e poi anche persone ragionevoli che incontri per strada dice sì perché Pannella, sì perché se vuole se fa le gambe, quindi non mi dice cos'è la cosa, affuma tutto. Magari fosse un gruppo di persone dove andiamo a parlare di se fanno le gambe, purtroppo non è così, però la percezione è questa, voi volete che il vostro vizio, poi il nostro di chi, non si sa, nel senso che non è che siamo una massa di tossici che stanno tutto il giorno a farsi le gambe, magari stiamo a romperci i coglioni con la qualità di italiani, cioè se le gambe sarebbe meglio. Però finisce che la percezione diventa quella là e bisogna trovare gente particolarmente illuminata perché ti dica guarda ti seguo su questo discorso. Quindi dico, secondo me bisogna cominciare a dialogare con altri, a creare della roba che funge da collante e che possa fare in modo che un giorno, io non ci metto un'ora e mezza a spiegare a Andrea questa cosa, perché non è che Andrea questa cosa me la dice perché senza motivo, me la dice perché è cresciuto in un mondo. Quindi la percezione è quella lì. La percezione è quella. La percezione è che se te legalizzi la droga, da domani mattina i ragazzini vanno in giro a comprare eroina. Allora chiedi, no? Ma com'è che allora il whisky? Allora quelli che si. Quanta gente muore ogni anno per l'alcolismo? Quanta gente muore per le lucky strike che c'è in tasca? No? Quanta gente muore di lavoro? Ne parliamo, non chiediamo, però bisogna vedere sicuro questo, no? Che schianta l'infarto perché lavora 14 giorni. Sono migliaia di persone, astrattamente un bambino oggi ci può comprare una bottiglia di whisky. E perché non lo fa? No, non può. Neanche sigarette. Guarda, Andrea in macchina mi diceva che è pieno di tabaccai che danno le sigarette ai ragazzi, tant'è che lui dice da me ai media fumano tutti, perché qualcuno gli dà queste sigarette, c'è anche che comprare al mercato nero. Quindi. Eppure non c'è una piaga. Eppure non credo che ci sia una piaga dell'alcol giovanile che non ci sarebbe se ci fosse il proibizionismo. Sarebbe peggio, come è stato peggio storicamente, se no ci fidiamo di questa roba e vediamo tutto, ma però dopo vediamo anche il burro, perché pure quello fa male. Eppure se uno è pieno e lo zucchero bianco, facciamo una bella lista e dici te puoi mangiare il brodino, te faccio il menù. E se non lo segui c'è un rilevatore che ti metto in carcere, perché. E cominciamo anche da quelli che lavorano troppo, perché io in un contesto in cui l'antiproibizionismo viene visto come una roba da senza Dio, quando mi capita raramente da prendere Luisa che esce a mezzanotte dal lavoro, vedo altri che escono felici col sorriso a mezzanotte dal lavoro, secondo me se facessero la pera starebbero meglio, perché non è normale che uno lavora 20 ore e esce felice, questa piaga andrebbe sconfitta, per esempio col proibizionismo degli straordinari, non puoi lavorare 20 ore. Tanto via, perché se lasciamo quei disgraziati lavorare 20 ore come dire con l'illusione di essere pure felici, non ho capito che tu non si possa fare a casa. Io volevo preciso quello che ha detto Alessandro, innanzitutto per dire un'entrata qua che ho detto per mille volte che il colloquio si fa dal pretore, il pretore non esiste più da molti anni, si fa dal prefetto, mi sono reso conto, ho detto pretore, il pretore è stato cancellato. Ma nessuno l'ha capito. Però magari qualcuno che ha ascoltato ha detto, ma deve fare pure l'avvocato. E fa pure l'avvocato, che è un bravo stronzo, invece mi sono corretto. La seconda cosa è quello che ha detto lui sul controllo delle sostanze, tipo il toradol che non sai cosa prendi. C'è stato un caso dove uno dei miei clienti è stato preso con quello che lui era convinto fosse un panetto di hashish, aveva comprato la filata, quindi quando è stato chiamato dai carabinieri è morto dentro, perché è in carcere, la mia vita è finita, è stato portato in analisi, buon per lui, gli avevano venduto, era corteccia dell'albero, un composto, gli avevano fatto il pacco, quindi la cosa è caduta perché dici tu vuoi portare nascosto in una borsa dentro la macchina la corteccia di un albero. La polizia non è intervenuta, lui non sapeva. Non sapeva, lui mi diceva, io non so se essere contento. Adesso andare a cercare di farmi dare i 1500 euro che ho pagato per quella corteccia d'albero. Quindi questo è un altro piccolo inciso su quello che le leggi sul proibizionismo comportano. Quindi scusate, volevo soltanto dire questo. Siamo fra noi ed è una situazione anche, diciamo, in qualche modo lieta. Allora, io volevo dire rispetto all'intervento.
l'esempio di Alessandro, che io mi ricordo benissimo che dicevi, dopo tre mesi che vendiamo l'eroina ce la pagano a spare, no? C'è stato un periodo, non mi ricordo che anni erano, in cui le sigarette a un certo punto non arrivavano più. Non so cos'era successo, perché non si è mai capito bene, però per settimane non sono arrivati dei trasporti dall'estero, comunque per settimane non arrivavano le sigarette. E voi dovevate vedere la gente alla stazione a comprare 50.000 lire, cioè pacchetti di contrabbando a Firenze, l'ho visto io, capito? Cioè per dire che poi quando una cosa è proibita o non si riesce a trovarla, è difficile trovarla, cresce anche il prezzo in primo luogo, ma poi cresce anche, diciamo, in qualche modo anche il desiderio di acquistare questa presente delle scene allucinanti. Io ho pagato 44.000 lire un pacchetto di galla. Vedi, ho pagato 44.000 lire un pacchetto di galla, esatto. Quella dei primi anni 90. Sì, primi anni 90, sì, no, sì, prima ancora, sì. Appena 90. Io mi ricordo le persone che sarebbero ammazzate se rinunciano un pacchetto di mezzo di sigarette, si sarebbero uccise. Una cosa possibile, questa era così. Poi volevo dire, quanti di voi non si fossero iscritti, che non ho la adesso uscita, ma è lì a sedere, raccoglie le iscrizioni per quest'anno, e che ho aumentato la quota a 25 euro di video al video, spero che lo vedete. Ed è Eleonora che si deve in quell'angolino, è uscita, ma c'è le ricevute e c'è tutto quanto. Poi volevo dire, che David dalla chat di Liberi TV ci parla del CHB, ci dà qualche informazione in più, più approfondita, dice finalmente si parla non solo di THC, ma anche di altre droghe, sono d'accordo con lui, non soltanto di THC. È che prendiamo il THC perché siccome il movimento mondiale, diciamo, i venti di legalizzazione mondiali sono focalizzati sulla carta, ci andiamo un po' dietro perché è un bel, potete dire, comunque è una bella maniera di riuscire intanto a rompere il muro del proibizionismo. E lui ti voleva specificare che il GBL non si sniffa, ma si beve, che secondo le tabelle dell'Lancet, io spero si dica Lancet, non lo so, il GBL, GHB, risulta meno neurotossico del THC, può darsi benissimo, molto probabilmente il problema nasce dal fatto che non si sa esattamente, poi ti dicono che quello è GHB, ma chissà che ti vendono eventualmente. Il GBL è un precursore che si trasforma immediatamente in GHB e quindi il discorso del sintetico o non sintetico non si può applicare perché il GHB è una sostanza endogena. Io vi direi esattamente quello che vi ho detto, diciamo che dobbiamo approfondire naturalmente tutti quanti perché sulle nuove droghe, almeno io, la conoscenza è veramente molto parziale. Però è interessante anche tutto il discorso delle nuove droghe, anche perché sono molto più diffuse di quelle vecchie. Siccome sono le 13.03 e io voglio stare per benino nei tempi, alle 13 c'è la scadenza di presentazione di mozioni e candidature con indica statutaria. E allora quindi la mozione l'ho presentata e l'ho messa da sopra, l'ho sopra trovata una cosa appunto, ordine regolamento dei lavori e mozione generale proposta da me. E per quanto riguarda le candidature io mi ricandido alla segreteria e chiedo in questo momento, non c'è Vincenzo, però chiedo a Vincenzo Petulli di accettare la candidatura a tesoriere e lo dirò appena rientra e poi chiedo, spero che non resti troppo stupefatta, ma chiedo a Sabrina Gasparini di accettare la candidatura come presidente e chiedo a Pina Guerri di farci da presidente onoraria e la candido a questo ruolo. E quindi sono le candidature, le ho espresse, la mozione B, tutto, perché sono le 13, quindi alle 13 è la scadenza della presentazione di tutto quanto. Quindi vi chiedo di accettare le candidature al segretario Vincenzo Vitulli, al presidente, scusami, segretario, non sono scusa io. Segretario mi candido io. Ma perché devo ripetere perché avevamo uscito? Ma detto che chi vuole iscriversi deve venire per oggi, viene da te che le ricevutine se qualcuno di loro si volesse iscrivere. E quindi tesoriere Vincenzo Vitulli, candido presidente Sabrina Castellini e candido al presidente onorario, e spero che la chiamiamo proprio alla grande, anche gli altri, ma in particolare Mina Guerri. E con questo direi che ci sono altre persone che vogliono intervenire prima di procedere con la citazione delle candidature e con le votazioni? Non sto leggendo adesso. Ok. Ci rimandi il video del documentario francese, sono 9 minuti, ci prendiamo un attimo di pausa. E sospendiamo un attimo. Ok, si rimanda un video, è in francese ma vedete che è molto carino da vedere per chi è in diretta, anche se non capite bene
quello che dicono è bello, è fatto bene, c'è un fantastico Bob Marley, poi l'ho tradotto in diretta un attimo, che dice parole veramente di grande saggezza e di grande verità, come si diceva. Sulla cocaina e tutto fuori dentro, che è un altro.
la cannabis no, c'è solo la realtà. Vous avez déjà fini un joint, absolument. Voilà. Et le joint, c'est pas plus dangereux a priori qu'un verre d'alcool, qu'un cigarette, c'est dans le doute. Il faut les analyser. Un petit peu analyser les drogues douces. En plus, on aurait la qualité et en plus, on aurait la quantité. Enfin, l'alcool, par rapport à tout ça, vous avez besoin de changer un peu.
sono in grado di passare anche sopra queste cose. Allora, questa Yolanda Casigliani, che già prima vi ho ricordato, è una delle fondatrici del Cora, tanto per cominciare, ed ha lavorato per tantissimi anni all'interno del Paese dell'Italia sulle carceri. Io spero di coinvolgerla a lavorare con noi su quelle che sono le tematiche che legano il problema delle carceri all'antiproibizionismo, e quindi questo è il suo intervento. Buongiorno a tutti, poche parole per portarvi il mio saluto e l'augurio di un continuo lavoro. Lara rappresenta una grandissima opportunità per proseguire la nostra battaglia antiproibizionista. Claudia Sterzi, in particolare, ha saputo in questi anni portare avanti tenacemente e in modo assai competente tutte le tematiche legate al proibizionismo. La sua trasmissione del martedì su Radio Radicale ci permette di avere una visione d'insieme sul dibattito che si sta sviluppando a livello transnazionale sul fallimento delle scellerate politiche contro le droghe. La situazione in Italia è particolarmente drammatica. Il 30% dei detenuti nelle carceri italiane sconta una pena, spesso preventiva, per reati contro la legge sulla droga. Parliamo di circa 25.000 persone. Tra loro i tossicodipendenti sono tantissimi, così come i piccoli spacciatori e i coltivatori, persone che certo non dovrebbero stare in prigione. Non voglio ripetere cose che tutti noi sappiamo benissimo, quindi nel salutarvi vi dico che auspico una ripresa di quella che fu l'iniziativa di Claudia nell'agosto 2011, ovvero all'interno dell'iniziativa sull'amnistia ci dobbiamo organizzare per riuscire a imporre al prossimo governo una radicale modifica di quell'infame legge Fini Giovanardi, Il gelone infernale in cui entrano i consumatori di droghe illegali inizia con il carcere, a volte passa attraverso le comunità di recupero, altri luoghi di sofferenza e umiliazioni di ogni tipo, per terminare quasi sempre in mezzo alla strada, perché è lì che finisce chi esce dopo aver scontato la pena, senza aver fatto alcun percorso di reinserimento e di ricostruzione della propria vita affettiva, sociale e lavorativa. Anche le comunità, come le carceri, dovrebbero essere sottoposte a queste prospettive, e soprattutto quelle private che spesso sono finanziate con denaro pubblico. Come fondatrice del Cora, di cui ho molto patito lo scioglimento, voglio dirvi quanto sia stata esemplare della costituzione dell'ARA e soprattutto della disponibilità di Claudia ad assumersi questo onere non leggero nell'attuale situazione politica anche interna alla Galassia Radicale. Mi auguro che tutti noi si sia in grado di sostenerla e aiutarla attivamente. Buon lavoro, cari amici antiproibizionisti. E questo era l'intervento di Yolanda. Poi ho notato e vorrei ringraziare Alessandro Capriccioli perché ha portato qui con noi i suoi due figli, ampiamente minori, e questo è molto bello, ne sono molto contenta. Io stessa sono madre e sono anche nonna di due nipotini. Ho cresciuto, dico spesso, sono cresciuta nel proibizionismo, ho cresciuto due figli all'interno del proibizionismo, però con, da parte mia, un atteggiamento antiproibizionista con degli ottimi risultati. E ne sono molto felice perché i miei figli sono in grado di usare, ma non di abusare sono in grado di avere un uso consapevole delle sostanze, penso che sia un metodo giusto. Mi appresto purtroppo a non crescere, perché di crescere sua madre, mia figlia naturalmente, però a collaborare alla crescita dei miei nipoti, purtroppo ancora in regime di proibizionismo. Mi auguro che per quanto loro saranno maggiorenni, finalmente almeno dopo tanti anni, però penso che sia molto importante parlare con i giovani. Io spesso, e dal 2008 mi sembra la prima volta che sono andata nel liceo Tasso, in occupazione ero allora, che sono andata a parlare con i ragazzi di liceo e dell'università, ho fatto, io penso, almeno una dozzina di interventi all'interno di scuole, licei e università, chiamata spesso più che per gli insegnanti, per gli studenti, comunque va bene ugualmente, ci mancherebbe, e sono sempre state giornate veramente belle, con cui poi interessanti, e soprattutto è bello vedere come i ragazzi si appassionano a discutere del tema e come veramente sia utile dare l'informazione. Uno degli aspetti, prima si parlava della commistione fra il mercato delle droghe pesanti e quelle leggere, uno degli aspetti terribili secondo me di questa demonizzazione della canapa è che ai ragazzi viene detto che la canapa fa malissimo quanto l'eroina, e quando poi dopo 14-15 anni entrano in contatto col mondo della cannabis, perché tanto ci entrano, anche se poi gli adulti non lo sanno, chiudono gli occhi, fanno finta di non saperlo, e si rendono conto che poi tutti questi effetti dannosi, insomma, sono veramente limitati, se ne rendono conto da sé sul proprio corpo, sono indotti a pensare che anche le droghe pesanti, anche per quelle valga la stessa bugia, e che quindi anche quelle siano tranquillamente usabili senza nessun tipo di
cautela, di preoccupazione e di informazione, invece l'informazione è proprio l'arma dell'antiproibizionismo, perché non è soltanto la legalizzazione, è legalizzare e informare. Tant'è vero, si ricorda come esempio sempre su questo la legge della 194, quella sull'aborto, anche lì si parlava di antiproibizionismo sul fenomeno clandestino, comprendeva anche consultorio una serie di operazioni di educazione, di proprio di informazione sul sesso, sui fatti teologici della vita. Purtroppo non è stata per niente attuata, anche se nonostante il fatto che non sia stata attuata, ciò nonostante da proprio sono diminuiti lo stesso, al contrario di quello che dicevano allora. Io mi ricordo benissimo ai tempi degli anni 70, le battaglie sull'aborto legalizzato, tutti dicevano, ah, le donne andranno tutte a bottine, no? Useranno come metodo contraccettivo, come se fosse un divertimento, no? Invece questo non è successo, c'è stato assolutamente un calo. Forse nei primi anni c'è stato un aumento perché è emerso un fenomeno che era clandestino, quindi non un aumento, vero, un aumento dei casi rilevati, però fin dal secondo o terzo anno, almeno dai dati che io ho letto e che conosco, invece in realtà sono diminuiti. Purtroppo ricominciano a crescere di nuovo fra le minorenni e fra le popolazioni che vengono da altri paesi, e questo è un fatto proprio di mancata informazione, perché l'informazione è l'arma dell'antiproibizionismo insieme alla legalizzazione. Volevo dire tre cose, non riesco a ricordare la terza, però a questo punto siamo arrivati alle 13:21, allora tra 10 minuti, 9 minuti, insomma adesso passiamo alle votazioni. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Luisa Simeone. Buongiorno. Anche chi segue da casa, sono veramente molto felice di questo momento, sono veramente molto grata a Claudia per aver tenuta accesa questa fiammella radicale in tempi bui, in tempi in cui siamo stati meno organizzati, e sono contenta anche delle forze nuove che si sono aggregate a questa battaglia, Vincenzo, Leonora, davvero grazie, anche Alessandro, anche perché questa è veramente Giovanni, anche Mina, anche Albertino, ma in realtà questa battaglia, diciamo che i sostenitori sono molto poi dei combattenti sempre, nel senso basta passare una sera a San Lorenzo, raccogliere il film per tutt'altro e ci si accorge che in realtà le persone a cui interessa questa battaglia sono veramente, soprattutto nella fascia giovanile, l'80% della popolazione è poco, anche perché al di là dell'uso che si sceglie di fare o di non fare delle sostanze, questo è veramente il vecchio solito vizio degli stati di punire dei comportamenti che non hanno alcuna conseguenza per se non chi li attua, e quindi questo è veramente un vizio che si devono togliere, e quindi noi siamo l'avanguardia di questa battaglia. Si devono togliere il vizio di vietare delle cose che non hanno conseguenze su persone diverse da chi le sceglie. Ok? Quindi, buoni lavori, buona lezione, grazie a chi prenderà la responsabilità di portare avanti questa battaglia, il mio sostegno, la mia iscrizione è garantita sempre, e gli obiettivi della mozione sono molto concreti e sono contenta di questo, perché una battaglia così ampia, transnazionale, complessa, a vari livelli, che si rischia appunto di disperdere le energie su vari fronti, invece concentrarsi sul fronte italiano della abolizione della Fini Giovanardi, che devo sempre ricordare di non confonderla con l'altra orribile legge che porta il nome di Fini. Forse Fini porta anche un altro orribile nome, non soltanto, cioè per tutti e tre. Quindi adesso la Galleria dei Mostri. La Galleria dei Mostri. Quindi spero che tutte le persone che sono state nominate da Claudia accettino le candidature, in particolare che Mina accetti una presidenza onoraria, e buoni lavori. Grazie. Allora, quello a Vincenzo, la sua accettazione di candidature. Non so se devo venire lì a dire direttamente. Certo, così. No, io l'ho già fatto, no, adesso poi diventa troppo. Io accetto volentieri, anzi con gratitudine, questa candidatura, e speriamo che quest'anno si possa riportare, diciamo, la battaglia in cima alla lista delle battaglie da fare. Certo. Grazie. Ecco l'altra cosa che volevo dire, la dico proprio in questa occasione,
mi ha giustamente ricordato con la vostra che si lavora per obiettivi, e lavorare per obiettivi è una cosa molto importante. Io ho avuto circa, in tutto credo, dal 2008 180 iscritti, qualcosa del genere, quindi anche se oggi siamo in pochi, partiamo con un buon numero. Prima ho detto che scherzo, l'importante, anche se siamo adesso in 6, a mezzogiorno eravamo in 6, ora siamo un po' di più. Se l'importante è che il prossimo anno siamo in 600, allora io pongo l'obiettivo di arrivare a 600 iscritti per il prossimo anno e lo condivido con te, perché il tesoriere poi collaborerà col segretario per questo obiettivo. È importante, una bella cosa avere un obiettivo a un certo punto. Adesso chiedo a Sabrina Gasparini la sua accettazione. Grazie. Di candidatura. Grazie Claudia, perché mi ha fatto veramente fiducia, nonostante che sappia benissimo che di questo tema non mi sono mai occupata se non attraverso le iniziative dei radicali, soprattutto quelle degli ultimi 10 anni che rispondono al periodo in cui sono stata iscritta al Partito Radicale in particolare. E ho notato una cosa importante secondo me, cioè il fatto che almeno negli ultimi 5 anni tutta l'iniziativa dei vari soggetti della galassia ha avuto come priorità quella della marijuana terapeutica. Dico questo non perché ovviamente ne voglia sminuire la portata, assolutamente, però penso che tutta l'altra parte che riguarda poi in particolare la vita dei cittadini, per tutti noi, sia rimasta un po' magari per mancanza di strumenti, magari perché un partito, una forza politica deve darsi delle priorità per non rischiare di essere inefficace su tutti i fronti che apre, comunque l'altro aspetto è rimasto un po' secondario. E sono molto contenta di avere la possibilità di approfondire questo tema e da questo punto di vista faccio riferimento soprattutto a Claudia, che è quella sicuramente tra noi che ha le competenze e la specificità più forte su questa questione. Io me ne sono occupata poco quando si è trattato all'indomani della caduta del regime dei talebani di fare una proposta politica per porre le basi del nuovo Stato afghano. L'Afghanistan, come sapete, è un paese dove la cultura di oppio è preponderante e quindi come radicali avevamo avanzato l'ipotesi di consentire all'Afghanistan di proseguire nella coltivazione dell'oppio e poi e quindi le aziende farmaceutiche occidentali avrebbero potuto puntare oppio dall'Afghanistan e in questo modo il paese, l'economia del paese si sarebbero potute sollevare e fare dei passi avanti. Nel periodo più recente mi è successo di dovermi occupare del narcotraffico, delle nuove rotte del narcotraffico, perché io mi occupo in particolare del Medio Oriente, di Africa subsahariana. Ci sono delle intersecazioni molto forti tra i nuovi gruppi armati che sono nati in quella regione e che, come sapete, portano avanti una visione dell'Islam molto, molto rigorosa e che vorrebbero porre questa visione del Corano alla base della costruzione dei vari stati, in questo momento in transizione anche degli stati come Mali, che invece hanno già una loro concretezza storica. E quindi le trasmissioni di Claudia mi sono state molto utili per integrare, diciamo, questo aspetto che io tratto poco nell'analisi appunto di quello che sono di quello che è il nuovo ordine che sta emergendo in Medio Oriente e nel Nord Africa. Però sono anche molto contenta perché io penso che diciamo, lo Stato dovrebbe in qualche modo come dire, governare i fenomeni sociali e quindi ricondurli anche a un dato di legalità, cosa che adesso non succede. Le politiche proibizioniste sono state alla base delle ispirazioni di governo di questo paese dal dopoguerra ad oggi, e non riguardano solamente le droghe, ma riguardano anche la vita di ciascuno di noi, cioè non si è liberi di scegliere come e quando morire. Fino a poco tempo fa, con il regime di Vincenzo, se sbaglio, il tentato suicidio era punito penalmente. C'è il proibizionismo anche sul sesso, perché appunto la prostituzione, dopo la legge di Berlin, non è più un fenomeno legale. E c'è il proibizionismo soprattutto sull'affettività delle persone, per cui nessuno di noi è libero di scegliere con chi vivere, con chi instaurare legami, per cui le coppie di fatto no, per cui i matrimoni gay no, e poi ovviamente c'è il prevenzionismo sulla droga. In particolare questa vicenda mi riguarda perché io da consumatrice sono, come dire, direttamente interessata da questa questione, quindi è giusto che ciascuno di noi si faccia anche carico dei diritti che vuole acquisire, non lasci sempre agli altri la lotta e le battaglie, o per conquistarli o per perdendoli, ma nel momento in cui già ci sono
sotto attacco. Mi sono sempre domandata quanto in tutte queste vicende il Vaticano abbia una sua influenza e quanto abbia determinato i passi indietro delle pressioni che sono state compiute nel nostro paese. Negli altri stati d'Europa sicuramente c'è un dato di nazionalismo che molto spesso si pone come ostacolo al progresso su molte questioni. Da noi c'è anche questo aspetto che viene portato avanti soprattutto dalle cosiddette estreme, no? Però c'è anche una particolarità che è quella dell'esistenza di uno Stato all'interno dello Stato, che è l'unico esempio di Stato teocratico attualmente esistente nel mondo, nonostante tutti poi temano l'Iran, temano la nascita di nuove teocrazie in altre parti del Medio Oriente, del mondo arabo più e più in generale. Quindi secondo me il Vaticano poi in realtà in tutti questi anni non ha fatto altro che impedire la nascita di una vera e propria coscienza nazionale, cioè degli italiani in quanto tali, in non degli italiani in quanto popolo precedentemente asservito alle politiche del Vaticano. Ed è un aspetto che secondo me, lo diceva giustamente Paolo nella sua relazione introduttiva, dovremmo affrontare non solo per quel che riguarda il nostro paese, ma dovremmo fare rete con l'Europa, perché questo ci può aiutare anche se indirettamente a fare in modo che una delle battaglie radicali a cui io sono più affezionata e di cui mi occupo, cerco di occuparmi da molto prima, non dal momento in cui è esplosa la crisi dell'euro e quindi dal momento in cui la questione del federalismo europeo è tornata ad essere preponderante anche all'interno del dibattito politico, ci può aiutare a far compiere dei passi avanti anche alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa, che vuol dire semplicemente non identificare il nostro essere con un'appartenenza religiosa, con un'appartenenza nazionale, ma l'intenzione degli Stati Uniti d'Europa secondo me è quella di trovare un metodo comune di vivere insieme nella diversità e di offrire anche a chi è stato più sfortunato di noi e magari vive, è nato o vive in paesi appunto dove non l'autoritarismo è la forma di governo esistente da sempre, trovare anche la possibilità di vivere insieme e di offrire possibilità di lavoro e di progresso anche per queste persone. Quindi io sono molto contenta che Claudia abbia pensato a me per la presidenza dell'ARA. Spero anche che tutto quello che si deciderà di fare, che cercheremo di fare, possa essere in qualche modo ricondotto all'interno dell'area radicale, possa fare sinergia anche con gli altri organismi della classe, a partire proprio dal Partito Radicale Transnazionale, che nell'antiproibizionismo vede una delle sue campagne storiche, che poi in realtà in questi anni non è riuscito a farla progredire in senso sostanziale. Quindi vi ringrazio a tutti e buon lavoro. Milano già che ha accettato, perché poi puoi accettare, addirittura già annunciato, allora riannuncio la sua accettazione. Milano Guerri. Non è anche il research, ci avevo pensato. Ecco, grazie tanto Claudia, grazie di poter essere qui. Io mi sento molto onorata di questo titolo di presidente che mi hai scelto per questo titolo. Io voglio solo dire che in modo particolare ho già in passato cercato anche nell'associazione di Cocoscioni di portare avanti veramente la libertà in tutti i sensi, liberi di nascere, liberi di come nascere, liberi con chi vivere, come vivere e alla fine anche come poter morire con le proprie scelte. Ecco, e questo è naturalmente compreso. Ecco, io naturalmente, come sempre, devo imparare e imparo. Io ti sento tante volte anche alla radio radicale ripete la tua trasmissione la mattina presto, io tante volte la sera non ho tempo in quel periodo, e però la mattina poi ti ascolto, perché mi sveglio già la mattina alle 5 e non dormo più. Ecco, quindi voglio continuare anche in questa associazione come militante e rimarrò sempre iscritta. E guai a te se non me lo dici, mi ricordi eventualmente di non essermi iscritta come mi è capitato l'anno scorso,
l'Onda Radicale di Roma e sono arrivata, mi hanno dato un cartellino ospite, come? No, ho ricompetato anche la vecchia iscrizione. Grazie. Grazie veramente. Io vorrei ripetere, perché siccome con queste coordinate che ho dato mi continuano a chiedere quali il Libano, cioè io chiunque voglia iscriversi o in qualche modo partecipare, scrivo una mail antiproibizionisti radicali, tutto attaccato, antiproibizionisti radicali @gmail.com e avrà tutte le informazioni chiare per questo scopo. Rispetto a quello che ha detto Sabrina, ho fatto piacere leggere appena un pezzettino dello statuto che poi adesso vi chiederò di votare, è lì in visione, e poi magari nel corso del prossimo anno possiamo modificarlo, renderlo migliore. Comunque è uno statuto che ci permette per adesso di andare avanti, di mettere in piedi l'attività formale dell'associazione. Purtroppo non è mai stato votato perché sembra incredibile, l'ho già spiegato l'altro anno, ma io mi sono dimenticata a tutte e tre le assemblee di farlo votare, questa volta non me ne dimenticherò. E dice chiaramente nell'articolo numero 1 proprio, l'associazione sostiene le iniziative del Partito Radicale Non Violento, trasnazionale e trasfertito, quindi è proprio un auspicio, non è soltanto... Il problema è che non ce ne sono questi. Questo è vero, ma nel senso che il auspicio che noi comunque avremo magari le portiamo noi le iniziative, speriamo. Speriamo. E questa è una cosa, e rispetto al discorso del Vaticano, è interessante, mi ha ricordato che io spesso, quando cerco le notizie sulle rotte del narcotraffico, che non è facilissimo trovarle perché sono notizie spezzettate nei vari paesi, si trovano attraverso articoli che parlano di tutt'altro e vanno estrapolate alcune frasi per riuscire poi a risalire alle notizie sui narcotrafficanti, sulle narcomafie, eccetera. Io trovo veramente delle notizie non solo interessanti, ma approfondite e diverse da quelle che trovo su altri canali sull'avvenire. Nel senso che questi preti però se ne intendono tantissimo, cioè non so come mai, non voglio, quando uno dice non voglio vuol dire che vuole, non è che voglio insinuare il dubbio, però veramente ne sanno proprio tanto, veramente spesso, e questo mi fa venire in mente un altro discorso, che spesso, non sempre, ci sono i proibizionisti in ottima fede, cioè che veramente sono convinti che per il bene dei ragazzi, per il bene della popolazione, bisogna proibire, e sono in buona fede, e si tratta eventualmente di dialogare e cercare con le argomentazioni giuste di portarli alla nostra parte. Ci sono anche tanti proibizionisti in malafede, perché comunque ci sono dietro dei giri di miliardi, se abbiamo detto soltanto in Italia, il 60% come minimo, i 140 miliardi, immaginiamoci poi a livello mondiale i soldi che girano dietro, e chiaramente una attività che rende quanto una manovra economica di un anno, è chiaro che è in grado di corrompere, diciamo, in qualche modo chiunque. E quindi io adesso penso che abbiamo concluso tutto l'iter, e quindi vi chiedo, vi siete tutti iscritti, penso. Lettura della mozione, giusto? Prima che devo ricordare lo statuto, ma infatti hai ragione te. Allora, vi leggo la mozione generale, che è corta, sintetica, come mia abitudine fare, perché non mi piace tanti rigori intorno alle cose, e spero che comunque sia sufficiente, perché contiene gli obiettivi che già abbiamo ancora meglio esplicitato nel corso dei miei interventi iniziali. E quindi dice la mozione generale: l'Assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, ho fatto un errore, ho scritto antiproibizionista io per prima, l'ho sempre giudicato molto importante perché è un nome che è un simbolo anche di qualcosa. Considerato lo straordinario movimento di opinione che in tutto il mondo avanza in direzione di un'uscita dalle strategie proibizioniste che tanti danni e sprechi hanno portato, delibera che l'ARA debba riprendere la sua attività perché l'Italia non resta un'eccezione oscurantista in tale panorama. Da mandato ai suoi organi dirigenti di organizzare per l'inizio della primavera 2013 un incontro con gli altri gruppi antiproibizionisti italiani allo scopo di costituire un comitato referendario per la modifica della legge Fini Giovanardi, di stringere rapporti e scambi con i gruppi antiproibizionisti europei e di interessarsi concretamente alla possibilità di creazione di un social cannabis club italiano sul modello di quelli spagnoli e francesi, di studiare la possibilità di sottoporre al finanziamento pubblico o privato progetti sia sul livello locale che su quello internazionale,
di sviluppare la presenza telematica dell'associazione a scopo di informazione e di coordinamento tra le realtà antiproibizioniste esistenti. Roma, 15 dicembre 2012, e questa è la mozione generale. E allora a questo punto si sono tutte scritte le nuove qui, vero? Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votanti, giusto? Siamo 8 votanti. Allora chiedo la votazione sullo statuto, chi approva lo statuto per l'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Chi è contrario e chi si astiene? Io ho soltanto, una piccola cosa di tesoriere in petto. Tesoriere in petto, leggo nello statuto che non è fissata per l'anno la quota di iscrizione. No, c'è scritto che lo fissano. Sì, l'ho visto, in realtà la segretaria, quindi dici che è inutile mettere in statuto la quota di quest'anno, già. Sì. Nello statuto dice ogni anno, allora, decidiamo. Allora, questa assemblea ha deciso, abbiamo deciso. 25. Poi appena sarà un impetto del 25%, mi fa piacere perché se no si crea un casino così. Era soltanto un punto. No, è che... Si può scegliere se metterla in voti. Sì, può, certo, perché non abbiamo deciso di arbitrare, è giusto anche metterla in voti. Dopodiché si vota, io non ho avuto né altre funzioni, né altri emendamenti, né altre cose, dicevo lì me ne sono felice perché lo scopo di questa assemblea era rifondare l'associazione, poi siamo in tempo a portare tutte le modifiche, tutti gli emendamenti che vogliamo e quindi metto ai voti la mozione generale, chi è favorevole, chi è contrario, abbiamo anche poi l'apposto che vota, quindi siamo 9 votanti. Chi si astiene, c'è l'effetto, è uscita, chi si astiene. Chi si astiene, ok? E quindi è passata anche la mozione generale e quindi adesso applaudiamo gli organi dirigenti come doveva essere e quindi chi è d'accordo sull'elezione mia a segretaria, io non mi sono voto perché veramente è una cosa vergognosa. All'unanimità, all'unanimità, ok? Tesoriere Vincenzo Vitulli? Unanimità. Presidente Sabrina Gasparini? Unanimità. Bravolezza che andava così. E il presidente non era Mina Guerri con due mani proprio. Unanimità, perfetto. Allora guarda, anche un po' in anticipo sui tempi, di un quarto d'ora. Comunque l'assemblea è sciolta, grazie tantissimo a tutti e un grande anno di lavoro per l'ARA. Bravo! Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche per chat e online. Spero che intanto vi guarderete questa registrazione. Ciao ciao!